Bentrovati, sono qui con Elsa Anche da parte Schiappi, mia. quindi buonasera da parte di entrambi per le previsioni, diciamo così, le previsioni energetiche di quello che accadrà nella prossima super luna piena in Vergine del 9 di marzo, l'ultimissima luna di questo anno zodiacale, giusto? Quindi perché poi con le lune successive entreremo in un anno zodiacale completamente nuovo e quindi in una completa e totale nuova energia. Prima di iniziare, volevo farvi un annuncio, se volete andare sul nostro sito. Potete iscrivervi, iscrivendovi alla mailing list del sito, ricevete anche la nostra gazette, il nostro giornalino mensile curato da Elsa, in cui noi parliamo appunto delle tematiche mensili, tipo questo mese abbiamo parlato dell'arrivo della primavera, dell'Arcangelo Raffaele, ma in più trattiamo anche diversi argomenti della scuola, trovate le lune trascritte. Tra l'altro adesso si stanno inserendo anche altri allievi della scuola con le loro, come si dice, le loro, con Contributi. i loro contributi di scrittura, chiamiamolo così. Quindi se volete iscrivervi, che è gratuito, potete andare sul sito www.internationalinitiationschool.com e c'è scritto iscriviti alla mailing list e sarete automaticamente e gratuitamente iscritti a ricevere la nostra gazette. Quindi potrete sempre rimanere diciamo così, informati su quello che stiamo facendo nella scuola mensilmente, con anche spiegazioni ulteriori. Io questo mese ho fatto un articolo sull'Arcangelo Raffaele e anche sulla bottiglia di Raffaele del sistema Aurasoma ed Elsa ha inserito un bellissimo articolo sul valore spirituale Della tavola della periodica. tavola periodica degli elementi. Quindi se volete riceverlo potete anche già mandare una mail alla nostra segreteria secretary@internationalinitiationschool.com, manderanno l'ultimissimo numero che è uscito fra qualche giorno fa, un giorno o due fa. E prima di iniziare però volevo rispondere a tutti rispondendo a una domanda che mi è stata posta perché credo che sia molto importante ho pensato di rispondervi tra virgolette ufficialmente nel video perché molti pensano che l'International Social School sia solo una scuola e molti mi dicono ma che cosa fai, no? Fai tutte queste discipline e queste materie, come uno può fare a diciamo sì, così a orientarsi in tutto questo. Fondamentalmente è una scuola, ma non è una scuola, nel senso che sì, è anche un percorso di formazione per diventare soul facilitator, cioè coloro che accompagnano l'anima, il progetto dell'anima, ma fondamentalmente lo scopo di questa scuola è insegnarvi come opera la vita, le leggi della vita, le antiche leggi iniziatiche della vita e imparare a diventare co-creatori della vita, per cui tutti questi strumenti che noi insegniamo, dalla numerologia, all'astrologia, alle lettere ebraiche, ai tarocchi esoterici, agli Qing e così via, è per fornire a chi è interessato, chi vuole comprendere e imparare a gestire la propria vita e diventare co-creatore col creatore. Anche il senso di queste lune è per quello di spiegarvi quello che potete realizzare e ottenere con gli strumenti che abbiamo e che diamo in questa scuola, che possono essere sia un percorso, ma anche semplicemente alcuni strumenti che vi piacciono di più. Per cui, per quello che di solito nelle lune uso i numeri, uso l'astrologia e uso i tarocchi, le lettere ebraiche, perché lo scopo è farvi vedere come insieme ognuno di essi, ognuna di queste antiche discipline, sia un piccolo pezzo di un grande puzzle che è il progetto della vita, giusto? Quindi anche l'essere qui con lei stasera, aver iniziato anche a fare video con lei, è perché, per esempio, lei oggi è qua, sta facendo un corso di bellissimo, finito oggi, sul ciclo di nascita della trasformazione della materia e spirito per cominciare a capire come funzioniamo, come siamo fatti e cominciare a darci degli strumenti che utilizziamo
assolutamente nella vita quotidiana, per imparare a vedere come possiamo lavorare nella vita quotidiana e allineare le nostre vite a realizzare il nostro progetto. Perché uno pensa sempre che il lavoro spirituale sia lontano dalla vita, ma la vita è spirito, cioè è anche la fisica quantistica lo dice. Gli antichi avevano esattamente compreso questo, per cui lo scopo del mio lavoro è insegnarvi quello che ho imparato io. Potete farlo piccoli passi con delle piccole, con quello che vi interessa di più, ma poi cominciate ad applicarlo alla vostra vita e vedrete le meraviglie. Potete vedere anche i giorni in cui avete una crisi, capire perché, come potete trasformarla. Quindi veramente è uno strumento eccezionale, è proprio una scuola che mette insieme tante tradizioni olistiche e vi fa vedere lo specchio completo. Tra l'altro alcuni di voi a volte mi dicono abito lontano, ma potete venire semplicemente per un corso, non dovete essere presenti qui sempre. Cioè la scuola è in, tra virgolette, un livello, una scuola, ma è stata creata proprio per essere flessibile ed essere, tra virgolette, per tutti, no? Per tutti coloro che vogliono crescere in consapevolezza, possono, coloro che vogliono cominciare a vedere come opera la vita e a cominciare ad attivare degli strumenti per attivare la propria vita, per realizzare il proprio progetto, perché lo vedete proprio, vedete quello che vivrete quell'anno, perché, in che direzione andare, come noi stiamo facendo con queste lune, giusto? Quindi è veramente una cosa meravigliosa. Per esempio anche Issa domani farà un bellissimo corso sui sette pianeti, sette elementi, sette metalli, scusate, perché fornire gli metalli di cui possiamo, gli oligoelementi di cui possiamo supportarci per supportare il progetto che sta avvenendo in questo momento. Quindi veramente straordinario. Cristalli, stasera vi darò anche alcuni cristalli, alcune piante che possono essere di supporto in questo momento di grandissima trasformazione. Quindi se volete comprendere di più di voi stessi, chi siete, ma non solo imparare qualcuno che vi dica come io e Essa siamo qui a dirvi quello che accade, ma scoprirlo da soli, viverlo da soli, avere gli strumenti per realizzare e operare nella vita è veramente straordinario. Quindi questo è il senso dell'International Initiation School. Quindi spero di aver risposto a questa domanda che mi è stata fatta, perché pensano tutti, per me è diventato, quello che insegno è diventato il modo costante in cui vivo, è lo strumento della mia quotidianità. Anche adesso, ad aprile, a parte, come si dice, tutte queste limitazioni che ci saranno, se tutto funzionerà bene con le limitazioni governative, porterò giù in Puglia dall'Arcangelo Michele a insegnarvi come ascoltare la voce interiore per imparare a in ogni momento ad ascoltarvi e a decidere come agire nella materia. Quindi il lavoro sull'intuizione è fondamentalmente questo. Quindi se volete essere con noi potete contattare la segreteria anche e unirvi a noi in questo passaggio, che è un corso, sono tre corsi di tre giorni, l'uno a sequenziali, dove in ogni corso scenderemo sempre più profondamente, impareremo a sentire l'energia dei luoghi, come muoverci nei luoghi nella prima parte, nel secondo impareremo a sentire come comunicare con l'energia delle piante, quello che ci serve, ci supporta nella nostra trasformazione interiore, e nel terzo faremo ancora un lavoro ancora più profondo di andare dentro, profondamente dentro di noi, e lavorare con la trasformazione, la connessione con l'anima. Quindi è veramente, vi posso assicurare, io vivo così, poi Elsa mi conosce da diversi anni, quindi è qualcosa di straordinario che potete acquisire per arricchire voi stessi e la vostra vita. Quindi se volete unirvi dall'1 al 9, 1, 2, 3 la prima parte, 4, 5, 6 la seconda, 7, 8, 9 la terza, sperimenterete direttamente che cosa vuol dire sentire in voi la voce, la comunicare col cosmo, ed è straordinario attraverso un processo di lavoro profondo, lavoro interiore. Bene, andiamo a questa luna, l'ultima luna del nostro ciclo zodiacale.
Prima di iniziare volevo fare un commento sulle lune precedenti. Vi abbiamo detto la volta scorsa, Elsa vi ha detto, che in questo periodo dell'anno la stella fissa Regolo, che è associata all'arcangelo Raffaele, che è l'arcangelo della guarigione, è, diciamo così, un momento un po', crea una sorta di tensione, perché cerca, se correggimi se sbaglio, crea un po' di tensione, perché ci chiede di rinnovare completamente le energie. Infatti il segno zodiacale dei pesci, in cui siamo tuttora fino al 20 di marzo, perché quest'anno in virtù del fatto che è un anno bisestile, abbiamo avuto un giorno in più, la primavera arriverà il 20 di marzo. Quindi il dodicesimo segno zodiacale è un segno di ritiro interiore, infatti è associato ai ritiri, ai conventi, agli ospedali, ha un bisogno, una sorta di, chiamiamolo così, contemplazione e autorisanamento interiore. Quindi una grande energia di purificazione, e la compagna dei pesci, compagna opposta, è proprio la Vergine. Ed ecco, quando abbiamo un segno zodiacale, abbiamo la luna nuova nel segno in cui siamo e la luna piena nel segno che gli è direttamente opposto. E la compagna dei pesci è proprio l'energia della Vergine, che è l'energia della guarigione per eccellenza, è l'energia della salute, è l'energia del cambiare, del vivere quotidiano, è l'energia della purificazione. Perché fondamentalmente, quando non stiamo bene, quando abbiamo un momento difficile, un momento di introspezione, quello che la vita ci chiede fondamentalmente è di cambiare il nostro stile di vita. Infatti la Vergine è anche il quotidiano. Quindi fondamentalmente stiamo vivendo in questo processo una grande trasformazione, dove i pesci ci chiedono di, ci fanno vedere tutti i limiti della nostra personalità, ci fanno vedere proprio la crocefissione anche della nostra personalità. Pensate a quello che sta accadendo in questo momento in Italia, nel mondo, proprio in virtù del Covid-19, scusate. Perché ci chiede, molti si sono chiusi dentro di sé, chiusi in casa, chiusi nella paura, e questo stare chiusi, stare più dentro, ci sta portando a un grosso processo di trasformazione, analisi interiore, che però è anche a un livello una rigenerazione. Pensate che il governatore, il meridiano che governa i pesci, l'intestino crasso, il cui fratello, diciamo così, energetico, è il meridiano del polmone. E il Covid-19 proprio prende i polmoni, quindi è la polmonite, no? Quindi, che è la tristezza che portiamo dentro. Quindi nel momento in cui siamo chiusi, tutto sembra triste, tutto sembra spoglio, sembra morto, no? C'è un grandissimo processo di trasformazione. Quindi siamo in una grande analisi, e il meridiano della Vergine è il meridiano dell'intestino tenue, che ci sta chiedendo di portare, di fare una discriminazione tra tutte le informazioni che riceviamo dentro di noi e all'esterno, perché dobbiamo capire veramente che cosa è importante e ascoltare la voce interiore. Oggi c'è stata una bellissima email che ho ricevuto dal presidente di una grandissima, che era una mail mandata a tutte le persone che sono parte di questo gruppo, dove diceva proprio che non dobbiamo farci dominare dalla paura, ma soprattutto coloro che lavorano con lo spirito, l'ho detto nel mio video dell'altra sera, dobbiamo rimanere, supportare gli altri nella centratura, non avere paura, perché ogni volta che cediamo alla paura e cediamo a tutto quello che è esterno, senza veramente ascoltare la nostra voce interiore, cediamo, tra virgolette, quello che può essere definito la sopravvivenza, andiamo alla fine a indebolire noi stessi, il nostro campo energetico, le nostre energie. Quindi è molto importante in questo momento soprattutto rimanere centrati. Volevi dire qualcosa? Sì, volentieri.
Perché facendo proprio riferimento alla posizione di questi pianeti, in particolare del Sole in Pesci opposto alla Luna in Vergine, Sole congiunto a Nettuno, è proprio come se noi venissimo sollecitati a non lasciarci, non abbandonarci alle illusioni, ma lasciarci invece ispirare dal punto di vista spirituale da Nettuno, che va a supporto del Sole, che ci deve dare quell'energia e preservare da una condizione invece di mortificazione interiore e di illusione proprio, cioè di visione della realtà che, esatto, che non corrisponde, più che non corrispondere al vero, non dovrebbe corrispondere al vero per quanto riguarda la forza spirituale che noi dovremmo coltivare in noi per affrontare con la massima serenità possibile questa situazione. Tra l'altro, in particolare per noi italiani, la Luna è in dodicesima casa e il Sole, congiunto a Nettuno, è in sesta casa, che è la casa, in un certo senso, della cura e del supporto, effettivamente, della cura che ci può sostenere e che ci dovrebbe aiutare proprio a non abbandonarci all'inganno, diciamo così, ma piuttosto darci proprio la forza di fare riferimento a quella serenità interiore che non solo sana, ma mantiene anche in salute le nostre energie, mantiene alte le nostre energie vitali e quindi capaci di affrontare e superare in modo adeguato questo momento particolare che per noi sembra essere così, così importante, così impegnativo, insomma. Tra l'altro il giorno stesso la Luna verrà il 9-3, il numero 9 è la carta dei tarocchi, il numero 9 che adesso vi faccio vedere dei tarocchi, l'eremita, è proprio associata tradizionalmente al segno della Vergine. E 9-3, il 3 è il mese che è il progetto divino, ci parla proprio di, ci dice che tutto questo è parte di una grandissima energia. 9-3 fa 12, che è la dodicesima casa, che è la casa proprio associata ai pesci. Prima di partire, proprio collegandomi a questo discorso che sta facendo proprio l'Elsa, i pesci sono l'energia magenta associata al colore, no? Mentre la Vergine è del suo opposto, l'energia oliva. E mentre preparavo proprio questa luna, l'energia, mi è venuta un'ispirazione, perché io mi lascio sempre guidare da quello che mi arriva, dalle mie intuizioni, no? Ed viene sempre fuori qualcosa di molto bello. E mi sono proprio chiesta, perché nei colori l'oliva è un colore che rappresenta un ponte tra il passato e il futuro. E nel ponte, questa oliva ci chiede anche la flessibilità, perché l'oliva è associato anche al bambù, il bambù ha un colore oliva. E quindi pensate al bambù che si lascia guidare, ma rimane proprio fermo, ha delle radici fortissime. Per quello anche l'altra sera ho sottolineato il fatto di stare con quello che ci viene chiesto, perché non è che dobbiamo andare contro quello che ci viene, dal rispetto delle regole che ci vengono in richieste dal governo in questo momento e dal sistema sanitario nazionale, ma è anche la flessibilità di rimanere assolutamente nella centratura, perché spesso succede che quando noi perdiamo la centratura il panico ci crea più problemi perché perdiamo l'attenzione. E l'oliva proprio è questa grande capacità di discernere, ma in questo processo di trasformazione che mi sono fatta una domanda, mi sono chiesta, infatti l'oliva nel sistema Orosoma è associato all'intuizione femminile, quindi è il momento in cui è più importante, in cui dobbiamo ascoltare la guida femminile del cuore, l'intuizione, no? E l'oliva è anche lo Spirito Santo, quindi la discesa di questa energia, che se stiamo centrati siamo guidati, ma l'oliva come frutto, io non lo sapevo,
previene tutte le malattie, è un grande supporto l'olio d'oliva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, e anche ha l'acido oleico che riduce il livello del colesterolo, quindi supporta il fegato. E quindi cosa fa? Supporta il livello buono del colesterolo nel sangue, per cui supporta la parte migliore di noi, il fegato è l'autorità, quindi l'autorità interiore, la centratura, che è molto 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 importante, e previene la degenerazione dei processi cellulari, quindi in un certo senso quello è esattamente quello che dicevi tu adesso, no? Di farsi trascinare dentro qualcosa di grande supporto anche contro il cancro e cose di questo genere. Quindi con questo non voglio dare delle nozioni di medicina, però è proprio farvi comprendere come anche in questo momento ci venga dato dalla natura stessa un grandissimo, ci venga indicato attraverso i simboli che ci dà un grande supporto alla trasformazione che sta avvenendo dentro di noi. Per cui questo 9, no, che è proprio la carta dell'oliva, ci dice guarda bene, stai attento, ascolta bene, perché cosa ci dice? Io ho chiamato questa luna luna piena in Vergine, super luna piena, quindi un'energia molto forte, super luna perché la luna sarà molto vicino alla Terra, la forza di essere fedeli a se stessi. Perché che cosa succede? Che in questo grande e caotico momento di trasformazione, il panico ci fa prendere, per cui perdiamo persino, non siamo più capaci di seguire nemmeno quello in cui crediamo. Ed è questo in realtà il grande proposito di quello che sta accadendo in questo momento. Cioè, ricordatevi che il 3 a un livello è un numero molto importante nella Bibbia, 3 mi riferisco al mese, perché sono i tre, Gesù prega 3 volte nel giardino di Getsemani, prima che venga arrestato, e ci sono, Gesù ha parlato di 3 volte, di 3 giorni per essere perfetti, è stato messo sulla croce alla terza ora, che sono le 9 del mattino, per morire alla nona ora, di nuovo 9:03. Ok? Che sono le 3 del pomeriggio. È il numero della risurrezione, perché 3 giorni dalla quale morte è risorto, quindi sono passati 3 giorni prima la risurrezione, poi è stato trovato. E il 3 testimoni hanno visto la sua trasfigurazione. 3 volte Pietro ha tradito Gesù, 3 volte Gesù è stato tentato nel deserto, e 3 sono i doni della grazia divina. Quindi 3, nelle lettere ebraiche, è la lettera Gimel, che si chiama proprio essere puniti o premiati, nel senso che a seconda della prova, del test, della prova che vivremo, avremo l'effetto immediato sulle nostre vite. Perché poi noi pensiamo che di essere dominati la paura di salvarci, ma nel momento in cui noi stessi tradiamo noi stessi, questo mette nelle nostre vite un input veramente forte, energetico molto forte, di grande, e ne vedremo gli effetti. Quindi dobbiamo, la lettera di Mel ci dice di elevarci, perché il 3 deve elevarsi, e dire che soltanto attraverso un atto di volontà interiore, di dire sto centrato, io posso influenzare la realtà. Quindi la mia volontà diventa in armonia con tutto. Quindi che cosa ci chiede questa luna? Che tipo di lavoro ci chiede? Ci chiede 9, una riflessione forte, importante, perché siamo messi in un certo senso, siamo alla fine, quindi siamo come davanti alla corte divina, no? Per trovare la verità si va in una corte, quindi è una prova interiore, perché sulla base di quella prova inizierà poi il nuovo anno astrologico per noi tutti. Quindi, e ci chiede di controllare, come fa questo eremita col suo bastone, che è cieco, no? Segue solo questa luce della lanterna, che è la luce della sua anima, di controllare pian piano ogni passo che viene fatto sulla base di quello che sentiamo vero. Quello che ho detto l'altro giorno è proprio questo, che poi è anche il senso di quello che insegno. Dobbiamo arrivare ad ascoltarci completamente, e solo se abbiamo gli strumenti per farlo, possiamo farlo,
e seguire quella voce. Ed è per me quello che io faccio, cioè malgrado qualunque cosa, e non solo in questo momento nella mia vita, a me non importa della sopravvivenza, seguo quello che la mia voce interiore mi chiede, ed è questo che mi conosce, lo sa molto bene, seguo quello, anche se spesso ho paura, anch'io ho paura, perché non è vero che la paura non è parte della nostra vita, ma la paura è solo un movimento, ci chiede di muoverci in una nuova direzione, di fare un grande passaggio. Quindi questa prova ci chiede di elevare la propria nostra vita interiore e allinearla a quello che ci viene chiesto, cioè una grande prova per vedere se siamo capaci di essere fedeli a quello che crediamo dentro e di non farci dominare da tutto quello che c'è intorno a noi, dalla miriade di informazioni che giunge a noi. Volevi dire qualcosa? No, hai ragione, nel senso che dobbiamo proprio usare la paura per la nostra forza, per la nostra energia e per seguire la strada giusta, diciamo così. No, ti lascio dire, poi dopo magari... Nel sistema Rosoma la bottiglia 9 si chiama il cuore nel cuore, il cuore trascendente, oppure si chiama anche la caverna di cristallo, perché noi dobbiamo entrare nella nostra caverna interiore, simbolo di tutti questi ritiri che stiamo vivendo nelle nostre case, nel nostro mondo interiore. E pensate, chi è nato in una grotta? Gesù è nato in una grotta. Quindi nel buio della caverna possiamo vedere tutte le nostre paure, tutti gli schemi mentali e decidere se vogliamo veramente seguire queste voci o se seguire la voce più grande che è il nostro essere. Nel sistema Rosoma, per chi lo sa, chi lo conosce, la stella 9 è la stella del pensare. Quindi tutto questo grande macchinamento di pensiero, c'è uno shock che viene creato che ci spinge ad andare dentro e fare una profonda riflessione e chiederci, ritorno della bottiglia 9 nel sistema Rosoma dell'87, chiederci chi siamo. E da questa esperienza ne usciremo completamente diversi, perché fondamentalmente stiamo solamente temendo per noi stessi, ma siamo i primi noi che siamo infedeli a noi stessi. Per cui ci viene chiesta una grande forza di stare in quello che sentiamo vero per noi, indipendentemente da... C'è una bellissima... se la trovo te la faccio vedere, c'è una bellissima frase che oggi ho ricevuto proprio di Rilke, no? Dove dice: ricordatevi che tutto è Dio, tutto è spirito, quindi anche questo è parte del progetto della vita, è tutto parte, come dice la fisica quantistica, di un'unica energia, per cui è importante che prendiamo consapevolezza e ad un livello onoriamo la trasformazione che ci viene chiesta di fare. 9, il numero delle fini. Quindi siamo alla fine dell'anno e la fine è il nuovo inizio. Quindi sulla base di quello che ci viene chiesto, di quello che realizzeremo in questa contemplazione, in questa meditazione, avremo questo grande passaggio, no? Questo grande passaggio che è la comprensione di tutto quello che abbiamo compreso, ha vissuto in questo anno. Tra l'altro la nona lettera dell'alfabeto ebraico è la Tet, che sono due possibilità, che rappresenta due possibilità che vengono date all'uomo, l'unità o la separazione con Dio. Quindi vogliamo vivere la verità interiore, vogliamo essere separati da tutto, vogliamo comprendere ciò che ci viene detto di fare, no? Quindi in un certo senso ci chiede di andare al nostro cuore profondo, e questa è la Tet, nelle lettere ebraiche, e trovare, chiederci se accogliamo questo grande progetto che è in atto o se entriamo in conflitto con esso. Quindi in questo momento di introspezione, di contemplazione, dobbiamo raccogliere le energie per l'inizio del nuovo anno, che è proprio tutto quello che poi sta accadendo, poi essa ve lo spiegherà in un momento. Tra l'altro la somma totale della luna, della data della luna sarà 16, che è proprio l'amore, che è la mente di Dio entra nel cuore dell'uomo, è la crollo della torre. Vi ho detto che 9 e 3 fa 12, giorno e mese, che
Il 12 è l'appeso, e me lo sono portata qua per farvelo vedere, nei tarocchi esoterici. Vedete, questi sono tutte, ogni ramo ha sei tagli, è stato tagliato, scusatemi, ogni albero ha sei rami tagliati, che sono le 12 case astrologiche, dove ci chiede di rimanere appesi, ma non, perché di solito questa carta è vista come negativa, al cielo. Lascia andare tutto quello che credi. Ci chiede di essere pronti a incontrare la morte, cioè la fine del vecchio anno, tutto quello che pensavamo anche di noi stessi e di tutte le piccoli desideri, le mille voci della testa che ti dicono non fare questo, non fare quello, hai paura, non hai paura. E di incontrare 12 fratelli la natura, cioè perché il 3 anche l'intelletto, le prove della natura, no? Per fare un grande processo, perché dal 2020, che viene giù un 22, 4, che fa 34 col 3, che cosa accade? Il 34 si chiama crescita costante, spirituale costante, di fare un grande processo di guarigione, perché è interiore, no? Di trasformazione, e di entrare in una nuova energia. Dobbiamo, il 7 è, ci chiede di, in inglese si dice walk your talk, fai ciò che, quello che predichi. Quindi ecco perché ho chiamato questa energia la forza di essere tu stessi. State vivendo questi giorni, questo momento, sulla base di quello che predicate. Questa è la domanda che dovete porvi. E se la risposta è no, no? Dobbiamo fare una grande analisi di coscienza, ma non per sentirsi puniti o cose dicendo, perché ci sta dicendo che dobbiamo veramente non predicare una cosa e farne un'altra, ma essere capaci di vivere quello che siamo veramente, per quello che ho chiamato il coraggio. Avete il coraggio di essere voi stessi, di vivere voi stessi in ogni e qualunque momento. E questo è il punto della vita, che non significa che non devo ascoltare quello che sta accadendo fuori, significa che vivo un processo di discernimento. Questo lo ascolto, questo bene, questo no. E questo si allinea a quello che sento vero per me? Sì. Se non si allinea e mi spinge un atteggiamento che tradisce me stesso, cambia completamente, devo analizzarlo, guardare, fare un grandissimo processo di trasformazione. La Luna, infatti, come diceva Elsa, ha 19 gradi e 37 primi. E 19, l'ho fatto proprio oggi, sto insegnando il corso dei tarocchi, ho fatto la carta, infatti dicevo Elsa, la semplicità della vita è meravigliosa, perché noi avevamo anche deciso di farlo in un altro giorno, la diretta della Luna, invece vedete che c'è sempre una ragione. Il 19 è come utilizzo il mio potere, come utilizzo la mia autorità, è debole o è forte? Quindi ci sta chiedendo di avere fede ed ascoltare quello che ci viene chiesto di essere fatto, di ascoltare la voce interiore, di ascoltare l'intuizione. Mai come ora, se volete veramente imparare a vivere la vostra vita, a vivere voi stessi, dovete sviluppare, ascoltare l'intuizione. Molti mi chiedono come si fa. Non è facile, infatti è per questo che ho organizzato questo corso di 9 giorni, no? Di 3+3+3. Volete venire a imparare? Non è semplice, perché bisogna togliere di mezzo completamente la mente e l'influenza della mente, che ci impedisce di essere noi stessi. La Luna è 19 gradi 37, che entrambi fanno 2-1, 11, che è la porta, la forza è dentro di noi. Oggi ho letto una bellissima frase, è trasformare la voce che sentiamo in azione. Non solo sentire, trasformarla in azione e portare 11 un 2, portare questa luce nella nostra casa, che è il nostro corpo, 2, 11 un 2, che è l'amore, no? Andare oltre la dualità, rendere questo il luogo in cui il nostro vero sé abita. E l'allineamento alla la coscienza cosmica è l'obiettivo. Quindi mi sono presa una bellissima frase della Bibbia, no? Perché parlavo di 19 gradi e 37. 37, la 37esima volta in cui il nome di Abramo viene citato nella Genesi,
15:1, Abramo dice a Dio: non avere paura, Abramo, io sono il tuo scudo e il tuo premio sarà molto grande. Quindi, se non abbiamo il coraggio di usare lo spirito in cui diciamo di credere, no? La voce interiore in cui diciamo di credere come nostro scudo, possiamo già mollare lì di fare quello che stiamo facendo. No, sono molto onesta, perché predicare è facile, ma vivere completamente, divenire un esempio nella nostra vita di tutti i giorni, di quello che predichiamo, è l'impegno più grande che l'essere umano ha su questa terra. Quindi fatevi veramente questa domanda dentro di voi. Sono anche un po' dura, però è quello che penso, no? Come dice la mia insegnante, I will be sharp, sarò tagliente. Per cui questo è quello che è questa luna. E ci chiede a tutti di andare insieme verso un obiettivo collettivo, quello che ho detto l'altra sera dell'umanità, di essere uniti in quello che crediamo, non l'obiettivo collettivo di avere paura dell'autoinganno, appunto di cui parlava Lessa, per fare un salto di coscienza insieme. Infatti il simbolo sabbiano è un caravan di macchine verso si dirige verso la costa occidentale. Perché se tutti andiamo nella stessa direzione, entriamo in una nuova esperienza del nuovo mondo, che è l'obiettivo del destino. Quindi dobbiamo impegnarci totalmente in questo scopo. Il simbolo del sole è una tavola preparata per un pranzo, per una cena, scusate. Perché ci dice che alla fine, rimanendo fedeli, i nostri bisogni, quello che siamo veramente, verranno soddisfatti. Perché ci sarà la creazione di una grande rete spirituale tra coloro che sono uniti nel profondo dell'anima. Questa tua severità mi faceva pensare in realtà a come poter effettivamente conquistare quello che Cristiano vi sta dicendo in questo momento che ci appare superficialmente di grande difficoltà. Se noi effettivamente prendiamo in considerazione nel tema di questa luna l'opposizione tra Sole congiunto Nettuno con la luna, noi vediamo effettivamente solo la difficoltà. E la sua severità di un attimo fa mi ha fatto pensare che proprio questo tema ci fa vedere qual è in realtà la soluzione, cioè non quella di considerare questa contrapposizione, questa opposizione che tenderebbe notevolmente ad indebolirci, ma vedere invece il trigono della Luna con Saturno e il sestile di Saturno con il Sole e Nettuno. Saturno è di per sé molto severo e molto rigoroso, in realtà non è l'unico, c'è anche Plutone che gli è vicino, Giove che è più benevolo e che supporta sostanzialmente questa loro severità, ma rappresentano di fatto la regola, rappresentano il rigore con il quale ognuno di noi, se accoglie questo rigore, questa regola, questo corrispondere in un certo senso alle necessità del momento e fortificarsi invece che indebolirsi in questa necessità, si può trovare in realtà la grande energia, il grande insegnamento di questo momento. Ma infatti stavo facendo notare ad Elsa, e ve lo faccio vedere, che c'è un bellissimo quadrato T, che di solito sembra negativo, ma in realtà è stimolante, vedete qui, tra Regolo, Raffaele, Vesta, che è la purificazione, e Mercurio, che è retrogrado ancora per qualche giorno in Acquario. Vedete questo grande triangolo. Quello che simboleggia questo, che c'è uno stimolo, allora, il grado sabbiano, allora Mercurio in Acquario, che è la visione. È retrogrado. È retrogrado. Che è la visione interiore. Esattamente, introspettivo, ok? Quindi retrogrado introspettivo. Mercurio è colui che ha lo scopo, è il messaggero divino, che è lo scopo di guidare l'umanità verso la mente superiore, cioè una comprensione più alta. E Mercurio è molto
protagonista in questa energia, perché lui governa l'Antankarana. L'Antankarana è il ponte arcobaleno che noi abbiamo proprio in questa fascia del cervello, e secondo i testi antichi, che è la connessione tra la mente inferiore e la mente superiore. È quello che nell'International Shishu School chiamo la SQ, cioè l'intelligenza spirituale, la terza intelligenza, l'unione fra i due emisferi, sinistro e destro. Lui è a governa perché è quello in grado di creare, e il grado sabbiano di Mercurio corrisponde alla metamorfosi, che è perché è una farfalla, da una crisalide abbiamo la trasfalla. Quindi stiamo trasformando il nostro carattere, stiamo cambiando attraverso quello che viviamo nel quotidiano. Quindi Mercurio deve illuminare, quindi gli è chiesto, proprio perché è in questo quadrato con Vesta, Vesta purifica la tua mente, e Regolo, che è al grado zero grado della Vergine, che di nuovo è la discriminazione, ci porta la visione. Ho fatto proprio un articolo sull'Arcangelo Raffaele in cui parla che Raffaele ha il compito di rendere disponibile a noi il fluido della rigenerazione. Quindi ci sta chiedendo di fare un passaggio mentale per poter ricevere questo fluido rigenerante, questa energia rigenerante dentro di noi. Se questo non accade, non può avvenire la trasformazione. Tra l'altro è anche in aspetto proprio con Venere e Urano, che sono in Toro, è un trigono, che proprio portano a conquistare, Venere al grado nei simboli sabbiani, la separazione attraverso la cooperazione di gruppo, quindi che non è solo una cooperazione di gruppo di paura, ma è una cooperazione di stare uniti e supportare la Terra in questa grande trasformazione. E Urano, che è la voce di Dio, okay, che è il simbolo della voce di Dio, che è la mente di Dio, ci sta dicendo, è il simbolo sabbiano di una vedova davanti a una bara aperta, cioè lascia andare il passato, butta dentro tutto quello che non ti serve più, perché infatti fra poco faremo le pulizie di primavera, cioè è proprio un grande momento di liberarci, per liberarci di tutti quegli schemi mentali che ci impediscono. Il Mercurio a 28 gradi 13. Che cos'è 13? Perché si guarda sempre il numero dietro, ascolta il suono, la voce della tua anima, e abbi coraggio, 19 gradi, di metterla in azione nella tua vita, di essere fedele a te stesso. A te stesso. Sì, quindi tra l'altro la Vergine proprio... Posso dire una cosa, certo, prima di abbandonare questo frangente? Perché dal punto di vista dell'astrologia medica, questo trigono fra Regolo, che rappresenta Raffaele, che è il nostro medico, cioè è colui che ci dà le energie rivolte proprio alla nostra salute nel suo complesso, questo trigono con Venere e Urano congiunti in Toro, che è il segno della rigenerazione vitale, testimonia proprio il senso e il significato di quello che sta accadendo in questo momento. C'è un grande impulso di grande rinnovamento di energie vitali che ci curano fondamentalmente. Ecco, e che sono predisposte proprio per la nostra cura e per la nostra rigenerazione, che è quella che noi vedremo realizzata con la prossima luna, cioè con la prima luna dell'anno astrologico. Tra l'altro Vesta si trova a un grado sabbiano che è proprio 26, che è lo shock, no? Tutto quello che sta accadendo, quindi attraverso uno shock, tra virgolette, che viviamo collettivo, e dice proprio il pacifico, il grado sabbiano è il pacifico adattamento ai bisogni collettivi, quindi dobbiamo fare quello che ci viene chiesto, no? Però dobbiamo anche ascoltare quello che il tutto ci chiede, quindi dobbiamo vivere in quello che sta accadendo con la consapevolezza della grande trasformazione che ci viene richiesta ad un altro livello. Sempre dal punto di vista dell'astrologia medica, Regolo in trigono
no, chiedo scusa, in opposizione a Mercurio, è proprio come se ci dicesse, tu l'hai notato e ce l'hai descritto in questo quadrato a T con Vesta, ci suggerisse proprio di cambiare pensiero, di trasformare i pensieri e di scegliere con molta attenzione i pensieri a cui dedicarsi, proprio, mi permetto di dire io, per non rovinare quelle energie vitali che sono pronte ad essere elargite e che devono avere la possibilità di arrivarci. Infatti mi fa in mente Pali, mi viene in mente appunto proprio il messaggio che ha mandato Mike Booth, il presidente della Rosom, dove diceva proprio usiamo la pomanda bianca perché è una essenza a base di erbe essenziali o di cristalli, di purificazione, perché quindi disinfetta energeticamente attraverso le erbe, le piante, ma è anche un'essenza di luce. Quindi mentre disinfettiamo, tra virgolette, stiamo portando una grande luce, quindi stare centrati su noi stessi, di dire prendo le precauzioni ma rimango nella luce e porto luce agli altri. In questo momento, perché ricordatevi che il polmone che viene colpito è proprio la tristezza, la grande tristezza che è nascosta nel profondo dentro di noi. La Vergine, e mi riconnetto alla Luna in Vergine, rappresenta allo scopo di rivelarci la realtà spirituale, cioè di tirare fuori quello che è l'anima dentro di noi. Quindi ci dice non rimanere bloccato all'apparenza, ma fa sì che il tuo corpo, cioè quello che tu sei, serva quello che tu sei veramente, perché è anche la casa del servizio la Vergine, no? Ed è anche, la Vergine appartiene nella astrologia esoterica alla croce mutevole, alla croce mobile, che è la croce della rinascita, quindi ci chiede di cambiare le nostre vite, di vivere in un modo diverso. E diciamo che la Luna in Vergine è a casa sua dal punto di vista esoterico. Esattamente, no? Perché Mercurio, il governatore esoterico della Luna, ci arriva in quel momento. Sono Mercurio, la Luna e Giove. Quindi adesso vi spiegherò al momento, una grande intensità di trasformazione, cioè purifica la parte mentale. Tra l'altro noi sappiamo che a livello tradizionale Mercurio governa sia i gemelli che Mercurio, che la Vergine. E volevo un attimo che vi spiegasse la differenza che c'è proprio, perché uno è Mercurio diurno e l'altro è Mercurio notturno. Sono due energie di Mercurio completamente diverse, se non ti dispiace spiegarlo. Allora, in realtà il Mercurio notturno crea un movimento interiore. Il Mercurio diurno crea movimento esteriore, quindi quando noi parliamo dei gemelli e diciamo che i gemelli aria sono tutti profusi, diciamo, nel mondo esteriore e tendono per loro natura ad una certa superficialità, io la vedo migliore come leggerezza, no? La leggerezza dell'essere. Nella Vergine invece crea un movimento interiore che va nelle profondità e che lavora nell'oscurità, ma lavora proprio nell'oscurità nel senso della profondità di questo mondo. E infatti il Mercurio ha lo scopo poi di portarci dentro, perché si chiama proprio il germe nascosto, no? In cui qualcosa è in gestazione e che sta per risvegliarsi. Quindi quello che è gestazione in questo momento, scusatemi, è la luce nascosta del progetto della grande vita per noi. Quindi è nell'oscurità e quindi il momento più buio dell'anno, e parlo di questo momento difficile, non perché questo momento sia il momento più buio, ma è in questo momento più buio che noi, in questa crisi, che noi sviluppiamo questa luce, questa crisi ci sta portando verso la luce interiore, verso delle comprensioni profonde che arriveranno solo nel momento più opportuno. Quindi Mercurio, che appunto vi dicevo è 28 gradi acquario, ha lo scopo di fare da mediatore tra la materia, cioè la vita che viviamo, e la parte più profonda di noi.
lui ha lì per illuminare in teoria le nostre menti, no? La luna è la luna riflette, dovrebbe riflettere la volontà più alta, quindi la luna in realtà porta sulle vite che sono tra virgolette morte, cioè che hanno perso la connessione, porta un forte impatto spirituale, e Giove, ok, ci aiuta ad espandere questo impulso spirituale nelle nostre vite, a connettere la nostra mente col nostro cuore. Quindi c'è una forte, abbiamo in questi tre pianeti i tre raggi, che sono Mercurio, il raggio 4 dell'armonia attraverso il conflitto, la Luna che è un raggio 4 ma che nasconde l'energia di Vulcano che è un raggio 1, che è la volontà dello spirito, e Giove, il raggio 2, spingono per una grande trasformazione. Quindi la volontà e l'amore del raggio 2 e del desiderio di armonia attraverso il conflitto sarà espressa nella nostra mente, quindi tutto il conflitto che stiamo vivendo nella nostra natura emotiva, nel nostro corpo, con lo scopo di aiutarci a tirare fuori quello che siamo veramente. Quindi è un grandissimo lavoro interiore quello che sta avvenendo, e Nettuno, ne parlavamo proprio prima, ci sta aiutando a connetterci, che è il Dio grande, Dio delle acque, con le acque della vita, cioè quello che la grande vita ha in progetto per noi in questo momento. Dal punto di vista della connessione di ogni pianeta con i metalli, che diventano la cura della... diciamo che può scendere fino a livello fisico e creare, ricreare armonia, questa apparente opposizione delle energie che noi vediamo in questa luna, opposta ovviamente al sole, perché la condizione di questa luna, diciamo così, e il trigono tra Venere congiunta ad Urano, che dà questo impulso potentissimo in trigono a Regolo, possono essere supportate dal punto di vista di chiamiamoli integratori o comunque rimedi naturali che possono supportare le nostre energie messe a dura prova in questo momento. Mi permetto di suggerirvi la triade rame, argento, oro. Il rame come rappresentante di Venere, l'argento come rappresentante della Luna e l'oro come rappresentante del Sole. Che sono proprio molto importanti, perché sta spingendo verso la nuova vita, no? L'oro, se ricordo bene, dal corso che ho fatto con te, che tra l'altro inizierà proprio domani, e lunedì c'è il corso di astrologia medica, la giornata, quindi se volete essere presenti siete ancora in tempo. L'oro è proprio la forza, dare forza al nostro sole, cioè dare forza alla nostra volontà più profonda, quindi anche in questo momento portare l'oro vicino a voi, anche come oggetti proprio di grande, grandissimo supporto, oro e argento, sì, e rame, no? In questo momento di grande supporto. Poi vi dirò anche alcuni, vi consiglierò alcuni cristalli che potrete proprio usare su questo progetto di trasformazione. Ma prima di andare lì, volevo dire una cosa: ci sono 1, 2, 3, 4, 5 pianeti più il nodo lunare, quindi un grande stellium, il nodo sud, in Capricorno, che fanno questo grande trigono con la Luna e col Sole. Queste energie ci dicono che siamo su una soglia, la soglia del nuovo anno, ma anche una grande soglia interiore, perché ricordatevi che il 20 è in parto, quindi cosa stiamo per andare a partorire, quello che scegliamo adesso sarà quello che avremo come risultato nelle nostre vite nei prossimi mesi. Ci viene il nodo nord, che è il Dharma, ci dice che se noi seguiamo questa nuova spinta, c'è nuove forme di vita. Una dedizione a se stessi porta nuove forme di vita, quindi c'è una nuova vita che sta per iniziare. Il nodo sud ci parla appunto di questa soglia, prima di quello che deve essere completato prima di attraversare questa nuova soglia, questa nuova energia, che è proprio di trovare la forza interiore, perché siamo messi per
fare questo grande passaggio. Tra l'altro questi pianeti per l'Italia sono nella quarta casa, che è la casa della casa, che è il nostro corpo, che è la casa della, delle fondamenta dell'anima, le fondamenta del nostro essere. Se non abbiamo delle buone fondamenta non possiamo andare avanti. Quindi ci viene chiesto proprio questa stimolazione che ci viene data nella fisicità, ci induce una crescita accelerata e una trasformazione, e di non stare, andare oltre l'apparenza, di ascoltare quelle che sono proprio la tradizione, nel senso degli insegnamenti antichi, per fare questo grande passaggio di coscienza. Dobbiamo scoprire nuove modalità di vivere, non dobbiamo stare, come dice Ecate, che è la dea del crocevia, che anch'essa forma un quadrato T con Nettuno e la Luna, nella sopravvivenza. Dobbiamo trascendere la sopravvivenza, perché stare nella sopravvivenza, avere paura di morire, limita la nostra espressione, la nostra possibilità di crescere. E di rinnovamento anche del nodo nord, che guarda caso per noi sempre il decimo. Quindi, dicevo, concludo, il meridiano di questa Luna è della Luna in Vergine, dell'intestino tenue, che è un meridiano yang, no? Che è associato proprio al mignolo, parte proprio dal mignolo, la sua energia, che è la separazione del puro dall'impuro. Quindi ci dice di, come dicevo all'inizio, di discriminare tutte le informazioni e di ascoltare solo quello che è vero per la nostra mente, per il nostro corpo, per il nostro spirito, e di lasciare andare quello che non ci serve. Il meridiano, il compagno del meridiano dell'intestino, il meridiano del cuore. Quindi ricordiamo che quello è l'alchimista del corpo, quello che decide quello che è utile per aiutare a mantenere esattamente la nostra salute, utile e non utile. A livello fisico è quello che mangiamo, a livello emotivo ci aiuta proprio a comprendere quali esperienze e relazioni emotive dobbiamo continuare a mantenere o non mantenere. A livello mentale sono i pensieri, le idee, che ci aiutano a prendere delle scelte chiare. E dobbiamo, non dobbiamo avere paura di quello che c'è. La vita, ma la vita supporta sempre se stessa. E se noi siamo con la vita, lei ci supporterà. Non combattiamo con la vita, perché con la vita possiamo solo perdere, perché vince lei. E quindi noi non siamo niente confronto alla vita, quindi accompagniamo la vita, quindi accompagniamo questa trasformazione e siamo con lei in questo grande passaggio di coscienza che vi viene chiesto. Se volete essere, insomma, secondiamola con fiducia. Assecondiamola, sì, con fiducia, la fiducia di ascoltare quello che la vita ci chiede in un passaggio, no? Fate le pulizie di primavera, facciamo anche le pulizie interiori dei pensieri e di quello che ci fa, ci tiene limitati e ristretti, perché, come ho detto anche l'altra volta, la paura ci tiene limitati, che non vuol dire che non dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso. Te la stiamo disinfettando molto in questo periodo, quindi anche il processo di purificazione è anche questo. Quindi vi auguro il meglio per questa lunazione, anche da parte mia. Il meglio, poi speriamo di avervi con noi presto. Vi mando un grande abbraccio e viene a dirvi proprio: fidatevi di chi siete, della voce di chi siete. Questo è quello che ci viene chiesto per fare questo passaggio. Nettuno alla fine è con noi, perché arrendersi, Nettuno rappresenta anche questo arrendersi alla grande forza, all'oceano della vita. Che ci porta l'ispirazione. Che ci porta proprio l'ispirazione da un altro livello. Mi viene in mente proprio Lipton, Bruce Lipton, che al convegno a Roma, no, a settembre, disse: ognuno di noi porta un messaggio diverso, perché la membrana cellulare di ognuno di voi è diversa dall'altra. Ascoltate ognuno il vostro messaggio, perché questo messaggio lo riceverete sempre oltre il corpo, oltre la mente, oltre il tempo. Un abbraccio grande e buona serata e buon weekend. Ciao ciao!